Salve, salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Allora ragazzi, oggi, dopo un po', devo dire, ritorniamo a parlare di fumetto supereroistico e lo andiamo a fare nello specifico in quello che è il mio supereroe preferito in assoluto e quello che la storia ci ha imposto come supereroe per eccellenza, insomma il più importante di tutti, come ben sappiamo. Sto parlando ovviamente di Superman, ma parleremo di un fumetto che in realtà non parla proprio di Superman, ma parla, ci racconta più che altro il personaggio di Clark Kent, quindi non proprio il supereroe inteso come tale, bensì il supereroe che però viene descritto come quello che in realtà è, cioè un alieno ma cresciuto sul pianeta Terra, ovviamente in America. Infatti oggi andiamo a parlare di Superman alieno americano. Eccolo qui, questo spettacolare cartonato che, devo dire, mia colpa, mia grandissima colpa, è stato uno di questi DC Library, che io ne possiedo un bel po', riguardanti il più bello dei supereroi, ma non solo, c'erano anche di altri personaggi, come avete visto, chi segue il mio video. Questo l'ho sempre sottovalutato come storia, ma devo fare una mia colpa, perché dopo aver letto, ragazzi, mi sono reso conto che una delle è sicuramente, dopo stagioni, la storia che più ci fa entrare all'interno di Clark Kent, ma lo fa passando per vari momenti della sua vita e lo fa raccontandoci degli episodi. E tutto questo, anche a voi magari adesso che ve lo sto dicendo, può sembrare sì, sono le solite storielle, invece non è assolutamente così. Se pensate così, fate il mio stesso errore, perché io non l'ho acquistato fino a poco tempo fa, proprio perché ho detto, vabbè, saranno le solite storielle, e invece no, in queste piccole storie, in ognuna c'è un momento, c'è un qualcosa che ci fa veramente emozionare, ci fa capire tante cose riguardanti Clark Kent e la sua evoluzione a Superman, con poi degli avvenimenti importanti come il primo incontro con Batman, il primo incontro con Lex Luthor, che però è più visto dalla parte di Lex Luthor, perché Max Landis fa veramente un lavoro egregio, perché in tre pagine ci fa capire qual è l'ideale di Lex Luthor e come sarà tutto quello che poi vedremo nel corso degli anni. Allora ragazzi, Max Landis qui veramente, che come sappiamo è il regista di Chronicle, nel 2016 si inventa queste storie da amante del personaggio e con lo scopo appunto di raccontarci Clark Kent. Questo ovviamente partendo da quando è piccolo fino a quando poi diventerà effettivamente Superman. Allora ragazzi, sono 7 episodi, uno più importante dell'altro, perché questa storia è un piccolo tassello. Storia dopo storia ci va appunto a raccontare delle cose veramente importantissime, interessanti e in alcuni casi anche emozionanti. Ci sono una caterba, un bel po' di autori. C'è Nick Dragotta, c'è Tommy Lee Edwards, c'è Joel Jones, Jay Lee, Francis Manupolle, Jonathan Case, e nell'ultima storia c'è addirittura Jock. Ma poi ci sono anche tanti altri disegnatori, perché ci sono anche dei disegni aggiuntivi, perché ogni storia inizia con una tavola, nel senso una pagina, ecco, disegnata ad esempio con dei disegni aggiuntivi. C'è ad esempio Steve Dillon, c'è Matthew Clark, ci sono addirittura i colori di Joseph Villarubio. Veramente ragazzi, è stato un progetto veramente molto importante. Questa raccolta, lo posso dire a mani basse, è un mezzo capolavoro indiscutibilmente, perché storia dopo storia ci racconta veramente delle cose interessanti. Ad esempio, vabbè, ragazzi, la prima storia di Dragotta, le storie sono appunto 7, sono Colomba, I Naufraghi, Falco, Rivelazioni, Pappagallo, La Vera Domanda, Gufo, Vampiro, Aquila, Il Nuovo Jimmy, Angelo e Valchiria.
ragazzi, allora, la storia di Senna da Gotta ci fa vedere un Clark Kent piccolo che comincia a sviluppare i poteri, comincia a capire che può volare, che può sparare gli occhi, gli raggi laser dagli occhi. C'è una scena bellissima in cui lui si specchia e si vede un alieno, e quindi c'è tutto il rapporto con la madre, col padre, che gli dicono in realtà non lo è. E poi c'è una scena memorabile quando lui vola ma non riesce ad atterrare, quindi il padre prende un aereo e lo va a recuperare. Ecco, questa scena in cui lui lo aggancia letteralmente con un gancio, finisce con praticamente lui che si stacca la maglietta rossa, ragazzi, e ovviamente rimane attaccato. Ma ci guarda i dettagli. Questa storia è ricca di dettagli, è ricca di momenti che ti fanno emozionare, no? Tutto sembra una storia, e poi vediamo il nostro Clark Kent con quello che sarà poi il suo mantello, no? Quindi è veramente vive di piccolezze, di dettagli, di particolari che rendono ogni storia meravigliosa. La seconda, ad esempio, si chiama Falco, appunto. Vedete, poi ci sono appunto i disegni aggiuntivi, no? Guardate che belle. Ogni artista si vede che ci ha lavorato, e si vede che Max Landis ama tantissimo il personaggio. Infatti ne ha catturato e ne racconta veramente delle minuziosità, delle chicche che noi amanti del personaggio, ma anche chi continua a essere ostile al personaggio, che non vuole accettare, non vuole capire che non è più bello Batman, non è più bello Spider-Man, che in realtà Superman è il supereroe scritto meglio e quello per eccellenza. E queste storie qui sono l'ennesima conferma, perché qui si va a sviscerare, perché molti dicono Superman vince sempre. Io, come ho detto in miliardi di video, la debolezza di Superman è che in realtà è un terrestre, quindi molte volte nei suoi pensieri e nel suo essere umano ha questo scontro con se stesso, e quindi proprio perché lui è un terrestre con questa superforza, però fa i conti con se stesso e non riesce a essere perfetto come molti credono. E queste storie qui ce lo marcano ancora di più, perché vediamo le relazioni con gli amici, con Lois Lane, come poi quelle piccolezze in molti casi diventano anche la sua forza, ma lui non esagera, proprio perché, essendo cresciuto in una famiglia per bene, che ha dei valori, dei principi che lui mantiene, che fa suoi, e che quando a volte anche lui esagera, però dentro di sé si sta male, perché è un ragazzo buono, fortunatamente per noi, se no sarà cattivo a macello. E quindi, ragazzi, veramente queste storie così scritte col cuore, scritte veramente così, che vanno a captare questi dettagli che sono importanti per il personaggio, per far sì che nel tempo si vada sempre più a sviscerare questa cosa del supereroe invincibile, quando la gente dice così perché non approfondisce, perché vabbè, ama Batman e Spider-Man e ci sta, però non è sbagliato sminuire quello che in realtà è il supereroe più bello della storia, cioè è un errore. La seconda storia invece, che ad esempio è Falco, vediamo che c'è una rap, c'è il nostro sempre Clark Kent, i disegni bellissimi qua sono di Matthew, vabbè, insomma, ragazzi, sono di, e poi meno male qua, sono di Tommy Lee Edwards, che fa un lavoro veramente, qua sono disegni un po' più maturi, un po' più sporchi, ma ci sta, perché abbiamo a che fare con questa rapina che Clark Kent, con i suoi amici che stanno con la sua forza, lo prendono in giro, ci scherzano, no? E veramente lui sventa questa rapina, però siccome lo fa in una maniera un po' cioè pesante, perché veramente, guardate qua, spara il laser, brucia veramente, uno di questi rapinatori si sente un po' in colpa, no? E quindi non sa se questa è la giusta via che deve intraprendere. Quindi, insomma, ecco, questa storia qui già ci fa capire come il Clark Kent che sta crescendo comincia ad avere questi dubbi. E poi abbiamo anche un piccolo escursus nella parte finale poi la storia dopo, che è Rivelazioni. Abbiamo un piccolo escursus su quello che è poi colui Doomsday, vedere nello spazio, c'è, cioè, questa storia, questa di una sola pagina, disegnata da del grandissimo Evan Doc Shaner, che insomma ci fa vedere, ci butta dentro, anche se soltanto per 37 vignette, ci butta dentro anche Doomsday. E poi questa era qui Rivelazioni, che ho trovato molto divertente, perché aveva appunto il nostro Clark Kent che sta precipitando con un aereo, precipita dentro l'acqua, si ritrova in questa barca che però
è una barca, uno yacht, dove si sta festeggiando il compleanno di Batman, e quindi lui, tutti quanti pensano che lui in realtà è Batman, è Bruce Wayne, perché Bruce Wayne non si fa mai vedere, e quindi tutti, lo scambio del Bruce Wayne, e dico tu sei Bruce Wayne, insomma fanno questa festa con lui, e qui incontra una ragazza bellissima, veramente disegnata bene, con questi colori molto accesi, molto romantici, in cui il nostro Clark Kent ha questa sua prima relazione, quindi insomma una storia che non conoscevo, che si sono inventati, ma che aggiunge insomma cose. Vedere questa sua relazione bellissima, molto alla lungo addio, oserei dire, per come è scritta, veramente molto bene. E poi c'è qui anche un certo antagonista che chi legge Batman conosce, ovviamente si sta parlando di Deathstroke, che viene mandato da, che gli dice Carmine di Falcone, gli manda i suoi saluti pensando che fosse Bruce Wayne, Batman, e ovviamente Superman gli basta un calcio per buttarlo fuori, ovviamente, dalla nave. Quindi veramente una bellissima storia. La terza invece, la vera domanda, abbiamo qua addirittura Mitz, come il famoso fantasmino che fa qua, invece c'è una bellissima metafora, no? Perché lui dice: io in realtà esisto perché esistono i vostri sogni, no? Tornerò sempre, basta che mi leggete, che neanche sapete conoscere il mio nome. Veramente questa tavola qui, molto meta fumettistica, che ci fa riflettere su come i fumetti esistono all'interno di noi e che prendono vita perché noi, leggendo, li portiamo avanti. Anche, infatti, ragazzi, questa vignetta è assolutamente da leggere, è veramente una genialata. Scritta sempre da Max Landis e disegnata dal maestro Giuseppe Villarubia, grandissimo. Questa invece, la storia successiva, che praticamente, guardate qua, questo mi sembra un po' Golconda, guardate bella queste tavole, ragazzi, niente una meglio dell'altra. La vera domanda, che praticamente aveva a che fare con, appunto, ecco, la storia incentrata sull'ex Luthor, ecco, in queste pagine qui, Max Landis fa un lavoro di introspezione del personaggio, perché tutte le cose che l'ex Luthor dice al giovane Clark Kent che lo intervista, no? Clark, perché c'è praticamente Clark, c'è Bruce Wayne, c'è l'ex, insomma, i grandi che ci hanno venuto, i Money, che sono loro che hanno tutto quanto in mano, e l'ex Luthor qui, che viene intervistato da Clark Kent, ecco qua Max Landis fa veramente un grandissimo lavoro per quanto riguarda la scrittura del personaggio dell'ex Luthor, perché ci fa capire com'è l'ex Luthor, come ragiona, e tutto quello che poi abbiamo visto nel corso degli anni, ecco, in queste righe qua, veramente fa anche abbastanza... rende alla perfezione quello che è il personaggio di Lex Luthor, veramente un grandissimo, una grandissima, veramente in due pagine fa una caratterizzazione micidiale e ci fa appunto entrare all'interno della mente di Lex Luthor con un Clark Kent che ha già capito che in un futuro ne avrà da competere, fino a poi è una scena meravigliosa in cui Batman, cioè Bruce Wayne, dopo che insomma ha saputo che Clark Kent stava sulla nave si era e scambiato per lui, lo va a trovare, si scontra quindi in questa bellissima e magistrale vignetta con il nostro Clark Kent però gli leva praticamente la maschera e il mantello e dice: adesso io so che tu sei Bruce Wayne. Quindi insomma c'è questo primo incontro, ci sono stati molti autori che hanno raccontato il primo incontro di Bruce Wayne quando erano piccoli, insomma ci sono stati diversi autori che li hanno fatto incontrare. Questa idea qui di Max è stata molto originale, perché nella storia prima imbastisce questa storia diciamo anche un po' assurda, perché casca aereo, lui va in questa festa e si trova praticamente lo scambio di Bruce Wayne, però è interessante come idea, però poi riprende quell'accaduto per fare in modo di far incontrare Bruce Wayne e Clark Kent, e i due si scontrano, però poi Clark Kent scopre chi è in realtà Bruce Wayne e poi sviene e Bruce Wayne ovviamente lo porta in cima a questo grattacielo dove ovviamente gli lascia soltanto il mantello con questo, guardate qua ragazzi, sfondo al tramonto, bellissimo, tavole veramente magistrali, una sequenzialità della sceneggiatura che viene carpita in modo egregio da tutti i disegnatori che sono uno più in forma dell'altro, che riescono e permettono quindi alla sceneggiatura oliata di Max Landis di prendere forma grazie appunto a un lavoro di script veramente micidiale, e tra l'altro i coloristi che si susseguono fanno veramente un lavoro
lavoro grandioso, no? Perché guardate qua, ragazzi, come riescono le ombre, veramente, ragazzi, ecco, questi sono fumetti che non possono e non devono essere ignorati, come io ho fatto, ma che ho recuperato, ed è questo qua, e dopo stagioni, è indubbiamente la storia che più ci fa entrare nel mood. Queste piccole storie sono una meglio dell'altra, e un amante del fumetto, un amante di Superman, e uno che non ha mai letto Superman perché si basa sulle storie di Tabù, dovrebbe recuperare e leggersi queste storie per capire la bellezza, l'importanza l'inarrivabilità del supereroe più bello di tutta la storia. Non esiste al mondo un personaggio di supereroe che sia paragonabile a Superman, cioè non esiste proprio. Poi, ragazzi, terza storia, anche qui abbiamo Vampiro, piccola mini storia con questo siero disegnata da Steve Dillon, e ci sta. Qua abbiamo a che fare con una storia, anche questa qui, molto interessante, perché abbiamo qua Superman che si veste un po' come Batman, no? Con quel costume che abbiamo visto là, che gli lascia, quindi lui prende l'ispirazione. Abbiamo un mantello barra costume di Superman. Ovviamente lui qua combatte contro la malavita e si comincia a confrontarsi con Lois Lane, salva questi vigili del fuoco. Insomma, veramente questa anche è un'altra bellissima storia a tavole, anche in questo caso magistrali. Queste sono di, mi pare, di Jai Lee. E qui, ragazzi, poi fa la sua apparizione Ultramanite. Ovviamente Clark Kent, Superman, collabora con la polizia, perché c'è appunto questo Ultra Humanite, conosciamo bene quello che assorbe l'elettricità, creato dall'ex Luthor, eccolo qui, in cui fa un po' il panico in questa città, e Superman poi lo butta dentro l'acqua, gli fa perdere i poteri, lo porta proprio nel palazzo di Lex Luthor, e qua i due hanno un primo scontro. Anche qui, infatti, è una storia importante, perché abbiamo effettivamente il primo scontro tra Superman e l'ex Luthor, quindi insomma un'altra bellissima storia, veramente, sempre disegni di livello ineccepibile. Poi abbiamo, guardate qua, ragazzi, è bella la scritta che gli fa Superman dove gli è rotto praticamente il vetro. Poi abbiamo qui il nuovo Jimmy, vabbè, questa qua è una storia che va molto bella, perché mette a confronto chissà chi è gli amici suoi, no? E ci sono i Jimmy Olsen, c'è Peter, abbiamo visto all'inizio, c'è Kannat, insomma, gli amici di Clark Kent, con i quali ha questi discorsi, no? Su come lui si deve comportare, su come lui si confida, no? Come soffre, come sta male, questo suo continuo combattere con se stesso perché non sa se quello che fa è giusto, se lo fa nel modo giusto, nel modo sbagliato, i suoi amici che gli dicono, gli danno dei consigli, lo fanno riflettere. Insomma, c'è un... questa è più che altro una storia che ci racconta l'amicizia tra chissà chi è Clark Kent e su lui come si domanda e come cerca di trovare una soluzione alla missione della sua vita, no? Infatti qui ha un diverbio con Pete e praticamente Superman, per la disperazione, per la rabbia, si butta contro la luna dopo che ha avuto questa discussione e viene salvato da Lanterna Verde Abinsur, che non è, ricordatevi tutti quanti, che la prima Lanterna Verde è Abinsur, quella che dà l'anello poi a Jordan. Quindi insomma, ragazzi, qua abbiamo a che fare, perché insomma Clark Kent qui è giovane, siamo all'inizio. Quindi Abinsur praticamente recupera il nostro Clark Kent sulla Luna e gli dice perché la Terra ancora non fa parte della giurisdizione delle Lanterne Verdi, quindi viene ributtato sulla Terra. Tant'è vero che infatti poi Pete gli dice: ma ci sei tu, c'è Batman, c'è Wonder Woman, c'è Aqua, perché non fate la Justice League, in poche parole, vi dovete unire, no? Dovete trovare un incontro, perché voi siete i custodi insomma, quindi tutti questi discorsi meravigliosi che ci fanno appunto entrare in quello che poi sarà appunto la Justice League. Vedete, ragazzi, come Max Landis racconta cose che noi sappiamo, però come lo fa, come ci gira intorno, come questi dettagli, ci butta dentro qualsiasi cosa. Cioè, veramente, ragazzi, un lavoro magistrale. Questa è una storia assolutamente, questa qua non la potete perdere, cioè non potete fare come me che avete recuperato dopo 2 anni che hanno stampata, è una follia. Infatti meno male che l'ho recuperata in ritardo, ma l'ho recuperata. Non fate come me, ragazzi, se non l'avete fatto recuperatela. E poi la terza, che va a chiudere in modo perfetto queste 7 storie,
aveva a che fare con Superman, che è Superman, c'ha il mantello. Ah, la cosa che non vi ho detto è che è anche ambientata nei giorni nostri, infatti è ambientata, cioè vedete, sono con i cellulari, questi con i smartphone, insomma, è ambientata nei giorni nostri, non è ambientata durante la guerra. E qui l'ultima storia invece, ragazzi, è una classica storia su dove si picchiano, perché c'è Jock, il maestro Jock, guardate qua ragazzi che tavole meravigliose, come al solito c'è Jock, anche se sono sincero non mi piace come disegna il volto di Superman, però è il suo stile, quindi lo accetto, anche se a me non mi piace il volto come lo fa, però vabbè, sono gusti. E qui c'è lo scontro con Lobo, un altro dei miei personaggi preferiti in assoluto, bellissimo. C'è uno scontro con Lobo e i due si pestano, ragazzi, veramente, perché lui dice di Krypton, perché lui non sa, Clark Kent non sa che Krypton ancora non ha ancora scoperto la fortezza della sua, quindi non sa nulla della sua specie che si è estinta. Lobo gli racconta tutto quanto, dice: tu sei un kryptoniano, io quando ero piccolo con i miei amici andavo perché il pianeta di Lobo si trovava a due galassie o due pianeti di distanza, e lui andava piccolo con i suoi amici, andava a prendere le pietre oppure i teschi dei morti di Grip, insomma gli dice queste cose abbastanza pesanti, e i due si pestano come se non ci fosse un domani con questo meravigliose tavole. E qua Lobo, ragazzi, gli dà veramente del filo a torcere. Guardate che belle, come sono perfette le scene d'azione, ben calibrate, ben strutturate, graficamente anche se dando uno sguardo come sono impostate, sono veramente fatte benissimo. Guardate qua come si pestano, ragazzi, qua veramente si pistano come se non ci fosse un domani, quindi veramente una storia che va a chiudere, no? Tutti questi tasselli, con poi ovviamente Clark Kent che sta all'ospedale, che ovviamente lui dice agli altri che si trova lì per fare le foto, perché nessuno ancora sa che è Superman, e ovviamente poi finisce con un bel bacio tra lui e Lois Lane, che dice sì, anche io ti amo, insomma, insomma, si dà la conclusione a questo ciclo di storie. Ragazzi, che altro aggiungere? Vi ho raccontato a grandi linee quelle che sono queste storie, ma comunque leggetele, perché sono raccontare cose a grandi linee per far capire un po' come questo bellissimo fumetto mi ha completamente rapito, e che lo reputo veramente perfetto per capire e per vedere un po' alcuni tasselli importanti della vita di Superman riaggiornati, riammodernati, aggiunte delle cose. Veramente un lavoro egregio di Max Landis, con tutti questi bravissimi disegnatori, uno più in forma dell'altro, che contribuiscono a fare un circuito di storie veramente che collimano in una maniera incredibile, che ci fa emozionare, che ci fa riflettere, che permette al lettore occasionale di Superman di capire com'è il personaggio di Clark Kent. Infatti qua c'è scritto: questo non è un fumetto di Superman, in modo ovviamente provocatorio, perché lo è e come, però visto dalla parte di chi il costume lo indossa, visto dalla parte di Clark Kent, che poi abbiamo visto con questa sua evoluzione graduale, di questi piccoli eventi si aggiungono tasselli a quella che è la vita editoriale del supereroe più bello e più importante oggettivo della storia. Perché senza Superman gli altri supereroi non esisterebbero, perché tutti gli altri supereroi, tutti quanti hanno copiato Superman, da Bob Kane a Bill Finger, che hanno preso Superman come spunto per creare Batman, allo stesso Spider-Man, insomma tutti i supereroi hanno tutti quanti copiato l'idea di base di Jerry Siegel e Joe Shuster, grandi pionieri, i veri e soli pionieri del fumetto supereroistico mondiale, che hanno creato questa leggenda iconica che tuttora continua a essere al top, nonostante magari altri supereroi vendano di più, ma non vuol dire niente, perché l'importante è la storia, l'importante è ricordare, l'importante è apprezzare, amare quelle che sono le fondamenta della giustizia, del bene, dell'amore, dei valori che negli anni si sono aggiornati, si sono modificati, ma sono sempre stati quelli che Jerry Siegel e Joe Shuster negli anni 30, fine anni 30, inizio anni 40 hanno dato a questo veramente meraviglioso personaggio, che tuttora ci fa emozionare, e grazie a autori che lo hanno capito e hanno letto ovviamente anche altre storie importanti come quelle che abbiamo, come ad esempio la stessa stagione, ma tante altre, Kryptonite, insomma ce ne sono le storie che ci raccontano quali sono le fragilità del personaggio. Quindi ragazzi, veramente un volume imperdibile, uno dei miei preferiti in assoluto, un volume imprescindibile. Da me, sbagliatamente e nella mia ignoranza, l'ho veramente sottovalutato, invece appena ho cominciato a leggere mi sono reso conto che ho avuto a che fare con una storia veramente scritta perfettamente, non sbava niente, tutto torna, tutto,
tutto è importante, dalle copertine ai minimi dettagli, veramente un lavoro di Max Landis fenomenale, ragazzi, veramente, non so cos'altro dirvi, spero di essere stato chiaro, sicuramente qualche cosa mi sarà sfuggita, però spero che lo recuperiate e non facciate come me e non fatevelo scappare, perché veramente mi ha ridato ancora delle emozioni che da quando ho letto Stargirl non ho più provato. E ragazzi, qua veramente si vola. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti, io vi mando un grosso abbraccio, ci aggiorniamo presto per i prossimi contenuti, per i prossimi video. E ragazzi, io vi voglio bene, come dico sempre, se vi va iscrivetevi al canale, se volete fare delle donazioni c'è il super grazie, e vi ringrazio perché aiutate il canale e a me a comprare nuovi fumetti, dei quali poi parlo come sempre sul canale. Mettere like, condividere, iscrivetevi, già ve l'ho detto, e ci appunto vediamo presto, e ragazzi vi mando un grosso abbraccio e alla prossima.